Massimo, siamo tu ed io per 5 minuti. Davide è andato a Ale, fare footing. veloce, dai, Ale! dai, dai. Allora, tu parlavi di fracking prima di andare in pubblicità e io stamattina non ho fatto in tempo a leggere questa notizia perché è un qualcosa che sta girando molto sul web, tanto che a Rivara, in territorio di San Felice sul Panaro, è montata la protesta: no allo stoccaggio sottoterra, il gas provoca il sisma. Ora io avrei un paio di cose da dire su questo, però prima lascio la parola a te. No, niente, io sospettavo che ci fosse, quando ho sentito il primo terremoto e poi il secondo, sospettavo già che ci fosse un possibile legame con questa attività, che dopo spiego in 2 minuti. Ma non per essere complottista per natura in questo caso, ma perché qui negli Stati Uniti ormai è diventata un'abitudine e se ne sente parlare in continuazione. Cioè, nella ricerca sempre più esasperata di nuovi giacimenti di gas e di petrolio, soprattutto di gas naturale, viene usata questa tecnica che è il fracking, cioè anche se tu trovi una sacca, un giacimento di gas naturale, non vuol dire che questo venga fuori per forza con allegria, velocemente. Molte volte la roccia è poco porosa, ci sono altre condizioni, per cui praticamente, per farla breve, vanno sotto, fanno un'altra galleria e fanno delle iniezioni ad altissima Iniezioni vere e pressione. proprie in cui, fra le altre cose, vengono immesse un sacco di sostanze. Ne parlava ieri una geologa di cui si linka moltissimo anche su Facebook e non solo, che parlava di benzene, di mille altre sostanze che vanno indubbiamente ad intaccare anche il terreno. Ora, a Non dire la solo. verità, però, c'è anche da dire che esiste un problema geologico di faglie che vanno a Certo, scontrarsi e questo è fuori discussione. infatti Però. oltre una volta tanto, scusa, Sì, finisci. prego. No, Dicevo, dicevo, una volta non. tanto non ho fatto l'articolo, è stato il fracking, ci ho detto tenete presente che c'è anche questa attività. È chiaro che le cose vanno a sommarsi, Può cioè se c'è una contribuire, zona. certo, sì. Eh beh, come dice anche questo qui dell'articolo, delle volte su una casa che è pericolante basta che si appoggi un piccione sulla tegola Esatto. sbagliata e la Esatto, casa va basta giù. quello, anche se poi, ripeto, non sarebbe stata quella la causa, però quantomeno ha peggiorato le cose e le ha peggiorate tanto che si parla anche della faccenda delle sabbie mobili, non so se hai sentito, perché ci sono dei vulcani di sabbia che stanno mangiando le case. Ora, i vulcanologi dicono che oltre i 5 gradi della scala Richter c'è proprio una specie di scioglimento di queste sabbie che Questo è fanno tutto. sì, ecco, fanno sì che le scosse vengano amplificate, pensa, fino a 8 volte. Quindi Ma è sentita questa tantissimo, storia, anche non se non era un conoscevo, insomma. super terremoto, in ogni caso hai visto che i danni sono stati quelli che abbiamo potuto vedere tutti. Diciamo che sarà possibile, diciamo anche però per completezza di informazione, che quando si pratica il fracking si mette proprio una miscela ad alta pressione di acqua, normalmente di acqua e di sabbia. Quindi Infatti. sarà una coincidenza questa che poi venga fuori questa sabbia melmosa dappertutto, ma questa è quella che viene pompata sottoterra per far uscire, si può usare per due diversi motivi, uno è per far uscire i gas e il petrolio quando c'è poca pressione interna, l'altra che è la più devastante, quando invece vengono proprio usate per spaccare la roccia, per Per consentire al gas che è disintegrarla, tutto certo. disperso di confluire in una sacca più grande, cioè creare dei serbatoi che non ci sono. E sai, quando tu spacchi la roccia sotto, poi non sai veramente in che direzione andrà il metano. Speri che venga su per il tuo tubo, ma se per caso prende l'altra strada e si infila per le rocce collaterali, succede poi, come ho postato appunto il video nel mio articolo di oggi, che c'è un signore che fa vedere che apre il rubinetto di casa, avvicina l'accendino, il fiammifero al rubinetto, e invece di spegnersi il fiammifero si incendia l'acqua. Oh mio Dio, Cioè è l'acqua è perché c'è il talmente piena di benzene? metano, è Certo. piena di metano in quel caso, E perché anche il evidentemente il benzene, sì. fracking nella sua zona arriva alla falda qui, fra i pozzi sotto più bassi di petrolio e di gas e la superficie ci sono le falde acquifere. Nel momento in cui liberi tutta questo gas in direzioni che non puoi controllare, perché quando vai sotto a pompare o a fare esplosione non è che più di tanto, poi sì, ma puoi calcolare, ma mica più di tanto. Insomma, Quindi può l'ennesima succedere che il metano predazione va dappertutto. questa. Quindi il problema vero non è tanto il rischio terremoto del fracking, è l'inquinamento della falda acquifera, che ormai negli Stati Uniti è diventato un problema. Qui ci sono già 10 stati che l'hanno proibito, hanno chiesto la moratoria contro le società Ecco. petrolifere fino a che verrà chiarito meglio. Quindi avendo questa cosa nell'orecchio, è chiaro che siccome noi seguiamo sempre, in qualche modo essendo anche noi gli schiavetti,
di queste multinazionali, anche noi, dopo sta a vedere che anche da noi lo stanno facendo, infatti ho scoperto che lo stanno facendo anche da noi. Ecco, la ERS, che è la società interessata, ha rassicurato: finora la società non ha fatto alcuno studio o perforazione, tantomeno con iniezione a gas. Ha chiesto l'autorizzazione per una semplice fase di ricerca per verificare la piena sicurezza e fattibilità dello stoccaggio. E come dicevi giustamente te, finché non c'è sicurezza e non venga dimostrata l'assoluta innocuità di questo, della qualcosa sono assolutamente dubbiosa, sarebbe meglio non andare a fare nessun tipo di ricerca in questo senso. Ma certo, anche perché se tu guardi la cartina, questa cartina e questa ricerca che ho pubblicato è fatta da un professore ortolani dell'ordinario di geologia all'Università di Napoli, e fa vedere come quali siano i vari punti sismici dei massimi epicentri correlati alle perforazioni e trivellazioni profonde fatte nella zona fra Ferrara, Bologna, Modena, eccetera. È un groviera. Quindi sai, è un bel raccontarmi che questo signore che ha fatto le cose a riguardo. È un groviera. Cioè ogni volta che trivelli vai sotto, e poi non è che vai sotto perché nascondi la caramella della caccia al tesoro. È chiaro che vai sotto, cerchi di smuovere quello che c'è, cerchi di far venire fuori quello che c'è. Però una cosa devo dire, Massimo, in ogni caso, al di là di questo problema di cui abbiamo parlato, ed è chiarissimo quello che hai detto, io vorrei pure che si limitasse sempre, come dire, a parlare di sistema ARP, sempre e ogni qualsiasi cosa accada, pure se si muove una foglia è stato ARP. In questa maniera in non facciamo non niente, esatto, non facciamo il bene dell'informazione, perché io sto leggendo in giro un sacco di stupidaggini pure. Ma certo, ma anche perché, vabbè, sai com'è, quando una volta che poi capisci che una cosa è possibile, uno sospetta sempre di tutto, ma se ragioni in questo caso non c'è nessun interesse da parte, diciamo, di chi manovra ARP. Infatti. Non è che devono convincere l'Italia, non so, se fai venire un terremoto in Cina o in Iran, allora uno dice magari gliel'hanno fatto. Magari se lo chiede, certo. No, non vogliono che tu compri, che non vogliono che tu compri più la benzina dal Sudan, allora insomma stanno litigando, eccetera, gli hanno fatto il dispettino. Ma noi non è che devono convincerci di niente, non è che ci fanno. Non c'era dispetto. Nessun motivo, infatti. No, quindi quando manca la logica, manca anche la motivazione. Mentre invece la logica delle petrolifere, purtroppo è quella lì, esiste, e loro vanno avanti. Che non li fermi a martellate, non li fermi questa gente, capisci? Quindi quella in questo caso la risposta è sempre logica, questa possibilità. Eccoci, è tornato il Gramiccioli. Quanto bel caffè? No, sono incazzato nero. è andato a sfumare fuori. T'ho detto, ha fatto il footing nel frattempo. No, io queste cose, se non uso il mio lavoro per denunciarle, sempre il Messaggero di Roma contestò però, e sono risalito grazie a... Allora, io ringrazio davvero Valeria che mi dà questa segnalazione, la quale dice: io non la penso come lei, non la penso come Corsi, non la penso come Casciani, però devo dire che non vi fa difetto il coraggio. Vabbè, queste cose belle qui. Dice il Messaggero, se non sbaglio, l'abbiamo ritrovato l'articolo, però diede grande risalto al premio che Mario Corsi, la voce più ascoltata, ma premio assolutamente suffragato da un voto plebiscitario, è uno che ha fatto il voto in questa edizione, e il Messaggero si spese con tutta una mezza pagina scrivendo un premio all'ex Nar Marione, polemiche in Campidoglio, a rischio, come ricorda Valeria che ha partecipato alla serata, di trovarsi una manifestazione, una contestazione lì e di essere lei l'incolpevole bersaglio magari di facinorosi, mentre serviva a smontarlo e sputtanare Roma Capitale per questo, alla riuscita del premio nemmeno una riga. È bene ricordarle queste cose, altrimenti parlo solo dei massimi sistemi. Invece ogni tanto bisogna anche contestualizzarsi alla nostra città, giusto Mazzucco? Va bene. Ecco. Quando sei incazzato mi hanno detto che non bisogna contraddire. No, figure, è solo per questo. E ringrazio Valeria che mi ha dato questa segnalazione. C'è un altro ragazzo, Emiliano, che fa una domanda molto bella che avrei voluto fare io a Mazzucco. Bravo Emiliano De Negri. Giorni fa su Sky, credo che Emiliano faccia riferimento a quel documentario, si parlava della cannabis, della marijuana. E Emiliano è rimasto sorpreso quanto me nel sapere, nel riscontrare che in Giamaica la marijuana è assolutamente illegale. Illegale? Illegale. Io ero convinto del contrario. Io pure. E invece c'è l'arresto, dici attenti perché molti occidentali vengono qui convinti, poi si trova, insomma, se la fumano fate quello che volete, però attenti perché... E in tante parti del mondo è ancora illegale. In alcuni stati d'America, dell'America degli Stati Uniti,
è stata depenalizzata, ma non significa che la si può coltivare. Insomma, è molto più complessa la vicenda, la Massimo. La situazione, se mi permetto di è molto ben spiegata nel documentario, nel mio documentario, La vera storia della marijuana. Spiega proprio la differenza fra proibizione, depenalizzazione e il termine tollerato, che è molto importante. La storia molto semplicemente è questa: nel 61 gli Stati Uniti, dopo averla fatto proibire negli Stati Uniti grazie alle loro leggi, sono riusciti a convincere le Nazioni Unite, 150 nazioni, a firmare un trattato che proibiva la coltivazione della cannabis in tutte queste 150 nazioni, quindi praticamente tutto il mondo, meno, che ne so, il bum bum bum, il bam bam bam, che non so cosa sono. A questo punto ogni nazione che voglia in qualche modo cercare di coltivare non può, perché va contro, è tenuta, come dire, per le parti basse da questo accordo fatto con gli Stati Uniti alle Nazioni Unite. Allora cercano mille modi. Uno, per esempio, appunto, è la depenalizzazione, cioè non dicono che è illegale coltivare, cioè, scusami, ti permettono, se non altro, depenalizzano il possesso, dicono va bene, illegale coltivare, però ce l'hai depenalizzato. Altri tollerano. Un altro mito, per esempio, che appunto sia legalizzato in Olanda. In Olanda è assolutamente illegale da quel punto di vista. Lì però vige la formula della tolleranza. Quindi sono tutte, come dire, delle soluzioni che i vari paesi hanno trovato, perché sono obbligati da questo accordo del 61 a ufficialmente a tenerla come proibita. Ecco, qui si parla oggi su Repubblica del Silver Tour, un tale Robert Platschon, di cui 30 anni trascorsi in un carcere federale, era stato condannato come capo di uno dei più grandi cartelli di spaccio e marijuana negli anni 70, e però a quanto pare è stata superata questa frontiera, perché si parla proprio di un antidolorifico potentissimo, di qualche cosa che sta cominciando a essere usato con tanto di legalità proprio nel caso dei malati, degli anziani che hanno, non so, problemi di malanni cronici alla schiena. Ma questo, come si chiama la medicina? Allora, marijuana, caro. Se vai a vedere negli Stati, diciamo, la pillola medica, c'è il Marinol. No, parlano proprio di Spinelli qui si parla di questo. Cioè, ma dove sarebbe legalizzato? Allora, qui c'è scritto: negli Stati Uniti 17 stati consentono l'uso terapeutico dell'erba. Sì. E presto sì. Si voterà in Florida, dove si conta sull'elettorato anziano, perché sembra che proprio nel caso degli anziani abbia un effetto particolarmente benefico, certo, per quelli che sono malanni, che grande. Altrimenti i non passerebbero. I vecchietti americani per fare uno sturbacchiotto, no, ci sono, certo, parecchie, parecchi testimoni. Ne abbiamo già parlato, è la grande problema che c'è fra la legge federale e la legge statale, cioè gli stati fanno le leggi per permetterla legalmente, però sono sempre comunque contro la Costituzione federale, quindi quando come vogliono i federali da Washington possono mandare la DEA, cioè la polizia speciale, che comunque li chiude. Qui per esempio Obama aveva promesso, quando è stato eletto, che avrebbe tollerato appunto gli stati che hanno la marijuana per uso medico, anche se è in contrasto con la legge federale, e invece ultimamente si vede che è stato obbligato per motivi elettorali, ha mandato a fare dei raid proprio qui in California, e hanno svuotato una dozzina dei più grossi rivenditori di marijuana medica, con la sorpresa di tutti, che si sono sentiti traditi, perché come? Aveva detto che ci avrebbe lasciato stare, di colpo patapim ha svuotato tutto. Ecco. Quindi è sempre il conflitto fra legge statale e legge federale che va risolto. Come vedi, bisogna sempre risalire alla legge originale che è stata messa per risolvere i problemi, non si possono mettere le pezze ormai, bisogna andare a affrontare il problema di petto per poterlo risolvere. C'è Dino, che credo sia un poliziotto, se interviene in diretta magari ci dà spunto di fare una bella chiacchierata, che scrive, italiano medio ma della peggior razza, con tutto rispetto lo dico, Dino: e Mauro Moretti con 1 milione di euro l'anno cosa fa più di Manganelli? Domanda che rivolge a me. Niente, tutti e due super pagati. Però io non guardo il male minore o il meno peggio. No, se no hai voglia scrivere. No, avete creato una società meno peggio, una società da male minore. Dino, ripeto, tra il politico che ha distrutto il paese e mia madre che va in piazza a contestare, tu difendi sempre il politico che ha distrutto il paese. È un dato di fatto, cosa volete farmi? Sparire? Cosa volete farmi? Sciogliere nell'acido? È la verità, amico mio. Criminal Paul, tutta la vita, quei ragazzi meravigliosi che l'attuale presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha devastato, ha sciolto, perché erano i più bravi di tutti.